Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e anche oggi ragazzi, primo video news del 2021. Come sapete il team di Epic Games è ancora in vacanza, quindi le notizie sono difficili da trovare, ma c'è una cosa incredibile, un video che vi sto per fare vedere e che confermerebbe l'arrivo della modifica sulle armi in game. Ne abbiamo già parlato. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator, Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno. Non ho più la voce. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi, anche il più importante, ed è proprio questo post che ci dice: make your weapon truly unique to you with all new custom loadouts. Fai della tua arma un'arma unica con la personalizzazione dell'arma stessa. Head your locker to start creating now. Nel tuo armadietto ci sarà una sezione dedicata alla customizzazione. L'immagine è davvero interessante, si vede il giocatore che tiene in mano uno SCAR che, come vedete, è stato fatto a ombra e si vede solamente l'arma. Ora vi faccio vedere ragazzi di che cosa stiamo parlando. Guardate che roba, è davvero incredibile, perché da qui ci sarà la possibilità di inserire i mirini, ad esempio. Ne abbiamo visti almeno tre, ve li faccio rivedere molto rapidamente. Questo è il mirino Lolo, si chiama, il mirino olografico. Questo sembra essere un mirino termico, non ne ho assolutamente idea. Mirino olografico. E questo è il classico mirino con, dovrebbe essere un ACOG 4x questo, quindi uno zoom di media distanza, appunto per un'arma che spara da media distanza. Ma sembra esserci anche la possibilità di cambiare il caricatore. Questo non chiedetemi che cos'è perché non ne ho assolutamente idea, mentre questo è il classico caricatore esteso, credo che dovrebbe dare, non penso, più di 10 colpi all'arma, però uno SCAR con 40 colpi comincia a essere qualcosa di devastante. E non, le modifiche non sono terminate, perché si cambia anche la parte frontale, si può mettere il soppressore, questo dovrebbe essere quello che permette di bilanciare il rinculo verticale dell'arma, ma non solo, anche il silenziatore. Guardate come viene fuori lo SCAR con una customizzazione di questo genere. Ovviamente nel video c'è solamente lo SCAR, ma dovrebbe essere disponibile per tutte le armi le modifiche. Ovviamente non tutte le armi avranno gli stessi oggetti che si possono inserire. Sarebbe veramente, ragazzi, una cosa incredibile. Dovrebbe chiamarsi Weapon Mods questa nuova modalità, quindi tutta una sezione dedicata, e devo dire che se seriamente si realizzasse sarebbe una rivoluzione per il gameplay, totalmente rivoluzionato da zero. Avevamo già visto questa immagine che indicava appunto le varie modifiche, poi nel video non si è visto, ma c'è anche l'impugnatura, quella che permetterebbe di nuovo di migliorare la stabilità. Insomma ragazzi, se ne parla tanto, speriamo che ci abbiano preso, perché sarebbe veramente una cosa incredibile. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi. Un messaggio direttamente da Fortnite Status che dice che la musica di Flip Reset, quella che, se non ricordo male, è stata data con l'evento di crossover tra Fortnite e Rocket League, è stata momentaneamente tolta. Potrei sbagliarmi, ma mi sembra che sia quella. Quindi se la andate a cercare nel vostro elenco di background musicali non la troverete. Il motivo per cui l'hanno tolta? Non lo sappiamo. Probabilmente la rimetteranno, forse per qualche problema di copyright, non è stato assolutamente detto. Quindi se non la trovate non vi preoccupate, perché speriamo tornerà il prima possibile.
andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi. È un argomento anche qua molto interessante, il lama, ragazzi. Una delle cose più belle di Fortnite quando giochiamo le nostre partite. Dai, ogni volta che vediamo un lama ci si illuminano gli occhi, anche se purtroppo sono stati un po' nerfati dai veri lama originali. Qui dentro 500 di mazze per ogni tipo e una vagonata di proiettili. Eri praticamente arrivato in endgame solamente con il lama. Guardate questa mappa, è davvero super interessante e vi invito a fare uno screen. Mi sono messo nella posizione da screen perché questi sono 450 lama, ogni X è con, ovviamente il lama, su 90 replay. Quindi c'è stato qualcuno che ha guardato 90 replay ed è andato a cercare nella mappa i punti di spawn dei lama. Dove ci sono le frecce, come vedete, ci sono i punti in quali il lama spawna più frequentemente, in basso alla mappa e nella parte destra, proprio partendo dall'alto fino a metà e un pochettino più sotto. Io vi invito veramente a guardare questa mappa perché potrebbe risultarvi anche utile durante i vostri landing, magari in arena non sapete dove andare, mi viene in mente che potrebbe esserci un lama in quelle zone e magari siete fortunati. Complimenti a chi ha fatto questo lavoro perché sarà sicuramente utile per tutti. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ed è l'ultimo argomento del video, ma anche il più uno dei più interessanti. Come sapete, ieri, 1 gennaio 2021, a tutti i possessori del Fortnite Crew, a tutti i membri del Fortnite Crew, è stato dato Arrow, il nuovo set con la skin, il backpack e il piccone. Molti mi hanno chiesto: ma dove sono i 1000 V-Bucks? Sinceramente non si è capita bene la cosa. C'è chi dice che i 1000 V-Bucks vengono dati il giorno in cui avete fatto il Fortnite Crew, quindi l'abbonamento, se l'avete fatto il mese precedente. Se invece non l'avevate fatto e l'avete fatto questo mese, ovviamente vi sono stati dati. Mentre c'è chi invece dice che i 1000 V-Bucks sono solo per il primo abbonamento e poi sono bimestrali, quindi ogni due mesi. Non abbiamo assolutamente nessuna informazione ufficiale, anzi c'è anche un piccolo dibattito dove sembrerebbe che non abbia senso shoppare adesso l'abbonamento alla Fortnite Crew, perché comunque avreste già perso la skin del mese precedente, Galaxia se non ricordo male, e si dovrebbe andare direttamente a quello che arriverà a febbraio. Tra l'altro abbiamo delle notizie ufficiali, il Fortnite Crew di febbraio, che si potrà acquistare dal 16 al 28 febbraio, qua dice, o comunque se lo acquisterete tra il 16 e il 28 febbraio, avrà il pack di febbraio, il pack di marzo, 1000 V-Bucks e il pass battaglia della season 6. Perché vi ricordo, ragazzi, questa season terminerà il 16 marzo. Dobbiamo ancora capire bene comunque come funziona il discorso dell'abbonamento di Fortnite Crew, se ci saranno degli aggiornamenti. Ovviamente non vi mancherò di aggiornare. Io per oggi, ragazzi, tutte le news ve le ho dette. Vi ringrazio tanto per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate mi trovate di già in live su Twitch. Ciao!